il segreto di Lorella Cuccarini. Ecco la sua dieta da 5 pasti al giorno. Lorella Cuccarini ha un corpo invidiabile, all'età di 58 anni. In particolare in tanti l'hanno notato, quando si è esibita al Festival di Sanremo. Nel corso di un'intervista, la Cuccarini ha spiegato di seguire una dieta che la porta a non privarsi di niente e a non restringere troppo la sua alimentazione. Nei primi anni 2000, Lorella ha spiegato di essersi sottoposta ad un intervento alla tiroide che ha cambiato il suo aspetto fisico. Si è rassegnata al fatto che poi non sarebbe più cambiata, ma alla fine si è rivolta ad una nutrizionista che l'ha spinta a cambiare il suo regime alimentare. La nutrizionista le ha detto che l'approccio fatto di privazioni era sbagliato e che invece avrebbe dovuto fare colazione, pranzo e cena e due spuntini. La Cuccarini ha rivelato che non salta mai un pasto e che non si priva nemmeno della pasta, di cui assume 50 grammi per volta. Più che altro però le piace il riso, anche se cerca di evitare il pane. Alla base della sua dieta ci sono frutta, verdura e pesce e qualche volta le capita anche di fare qualche sgarro. In 2 mesi è tornata a 56 kg ed ora si sente benissimo. La Cuccarini ha detto che assume qualche integratore, ma si sente piena di energia e di benessere. Lorella Cuccarini ha poi spiegato che, al di là di una buona alimentazione, deve anche fare un po' di attività fisica per mantenersi in forma. La Cuccarini ha spiegato che inizialmente temeva che con il dimagrimento il viso potesse diventare sciupato, ma poi per fortuna non è successo. Ora, Lorella svolge un allenamento di tipo metabolico, che serve per migliorare l'apparato cardiovascolare e respiratorio, e la fa sentire bene ed in forma. Poi, fa anche calisthenics, un allenamento a corpo libero che utilizza soltanto il proprio peso corporeo, e che serve per migliorare la forza e la coordinazione. Lei li trova stimolanti e divertenti, quindi li svolge entrambi con piacere. La Cuccarini ha confermato di sentirsi molto bene e di essere contenta di quello che è. Al contempo ha spiegato che non bisogna sentirsi male quando l'età avanza. Ogni stagione della vita ha le sue bellezze secondo lei e non bisogna perdere tempo a rimpiangere i 20 anni. Lei ritiene di avere ancora tanto da dare. Voi che cosa ne pensate? Avevate notato il bellissimo fisico di Lorella Cuccarini e che idea avete sul suo stile di vita salutare? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti!